L'emozione sempre, questo pezzo. Grazie. E vi ho detto dall'inizio che questa serata è dedicata a una raccolta di fondi per la ricerca e volevo invitare la rappresentante di Genova, la signora Annalisa Ponchia, che ci racconterà qualcosina di questa sua attività del comitato. Buonasera a tutti, grazie di essere qui nonostante il tempo e grazie alla Filarmonica che c'è sempre accanto al Teatro Modena, a tutti i musicisti, e a Emanuele Cisi, a Aldo Zunino, Stefano Riggi, spero di ricordarmi bene, Casati. E niente, vabbè, io sono... No, poi io con i nomi sono veramente negata. Il Comitato Rudi è un'associazione che si occupa di promuovere la ricerca per l'atassia di Friedreich, che è una malattia neurodegenerativa che colpisce bambini e adolescenti. E purtroppo inizia con la deambulazione, ma colpisce un po' tutti gli organi. Quindi noi ci diamo da fare per la ricerca. L'associazione è un'associazione formata da famiglie colpite dalla malattia. Personalmente purtroppo uno dei miei figli è malato e per questo sono anche nell'associazione. E scusate, mi emoziono sempre, non riesco proprio. Adesso noi stiamo cercando di portare qua in Italia la preclinica della terapia genica che abbiamo finanziato in Florida, sperando di concludere questa ricerca con la clinica sull'uomo. Stiamo anche finanziando uno studio sul nervo ottico, perché purtroppo molti ragazzi stanno diventando ciechi. E niente, cos'è da dire, ci servono dei soldi, servono sempre dei soldi in questa situazione. E per noi è vitale, sono vitali questi eventi, è vitale anche il 5 per 1000, se qualcuno di voi non sapesse a chi devolverlo, fuori ci sono i volantini dell'associazione dove ci sono tutti i dati, potete andare anche sul sito e tutto. Basta, perché dunque prendo troppo tempo, vi ringrazio, grazie a tutti e godiamoci questo bello spettacolo, sono bravissimi come sempre. Grazie Annalisa. E allora ridiamo la parola alla musica, maestro Alessandro Favaro e all'orchestra CMR Big Band.